fase, almeno da alcuni anni, di forte crisi del paradigma antifascista, di forte crisi dell'identità antifascista in questo paese. Per quanto non ci possa piacere, però siamo in una fase di questo tipo. Esempio di questo ho notato pochi giorni fa, passando dalla via Emilia Ovest, che dove c'è la via Gedeone Ferrarini, antifascista, ucciso a freddo dopo essere stato massacrato di morte la notte del 31 agosto 1944 dai fascisti in piazza Garibaldi. Sono passato e ho visto che c'è scritto vittima della seconda guerra mondiale. Sicuramente un grande elogio agli autori di questo libro che hanno saputo ricostruire degli eventi non partendo dagli eventi stessi, ma ritrovare gli eventi come sono stati perpetuati nei decenni nelle diverse possibili forme di memoria che possono esserci. Quindi si va dai romanzi, dai film, dal teatro, dalla fumettistica, dai giornali, appunto vi dicevo, dai monumenti, dai dipinti, dalla rielaborazione delle fotografie, e tutte le volte che si riproducono delle immagini nel fumetto, cose del genere, qui ci viene ricordato come, in che modo vengano reinterpretate anche le immagini, appunto le famosissime immagini di Amoretti, che erano già passate attraverso molteplici vagli proprio della produzione artistica o semplicemente della comunicazione. Un'attenzione molto particolare del libro però viene riservata a tutti gli eventi che seguono gli anni 20-30 al periodo della Resistenza e soprattutto immediatamente seguito alla Resistenza, quando l'esplosione, l'emergere del protagonismo dei partiti, quella che poteva essere stata una memoria sovversiva, una memoria decisamente antagonista, fuori dalla legalità, della sfida ribellistica dei quartieri dell'Oltretorreno contro il fascismo, può essere recuperata invece in una chiave nuova, che quindi è ricostruita molto bene da vari dei ricercatori che hanno condotto questo lavoro. In altre città ci sono anche delle battaglie significative, no? Degli eventi significativi, ma per quanto riguarda la Resistenza di Parma, ci sono pochi eventi che racchiudono in sé un valore, come dire, etico, se non per le stragi. E allora il nostro primo Savani, presidente della provincia negli anni 50, chiede appunto di rappresentare la Resistenza di Parma un episodio specifico della Resistenza in provincia, che è l'eccidio di Bosco di Corniglio dell'ottobre 44, dove peraltro Savani era presente. Però, appunto, l'etica può essere un'etica tragica, cioè una tragedia, no? Di strage, è la massima strage che colpisce i comandi partigiani. Le barricate, invece, hanno una forza, appunto, di vittoria, no? E quindi, in questo senso, forse hanno una forza narrativa che supera anche i declini del paradigma antifascista. Ecco, questa forza narrativa, a mio avviso, non è contenibile, non è ridimensionabile, è lo stesso racconto, solo il racconto che, come dire, non può entrare in crisi, perché fa parte della della nostra stessa cultura dell'etica classica.